I palloncini in Viale Alberti stanno riscontrando il successo sperato. Sono in tanti in queste ore a fotografarsi davanti alle decorazioni installate nella mattinata di San Valentino dagli esercenti del quartiere lungo il viale e nelle vie adiacenti. Un'iniziativa apprezzata dai residenti del quartiere per dare un tocco di colore alla città. È nata come nascono tutte le cose in quartiere Alberti, dall'insieme di idee delle persone e dei commercianti. San Valentino è una festa un po' che si ama o si odia, no? O la si ama tanto o la si odia tanto. Noi abbiamo pensato di mettere oltre 300 palloncini per tutta la via per ricordare che in fondo ogni piccolo palloncino è un pezzettino d'amore. Tanti pezzettini d'amore ne fanno uno grande, e che è grande il nostro quartiere, grande l'affetto che abbiamo per le persone del nostro quartiere e l'unione che c'è fra noi commercianti. Quindi è nata così, da una chat comune che abbiamo, l'idea di mettere i palloncini, l'insieme di farlo insieme. Stamattina alle 8 eravamo a stendere i palloncini e il feedback è stato sempre molto positivo, insomma noi siamo molto contenti. Che cosa stanno dicendo le persone che vengono da voi in negozio in queste ore? Ma le persone che vengono in negozio sono contentissime e felici. Chi abita in questo quartiere è felice di appartenere al quartiere, perché dice queste cose in altri quartieri non ci sono e sono un po' invidiosi di noi, quindi a noi fa piacere che i nostri clienti abituali siano anche felici di avere questi negozi che hanno iniziativa, tutte quelle piccole cose che fanno quartiere, ecco. Soprattutto come sta andando questo San Valentino? Stanno venendo a comprare qualche pensierino oppure no? Allora, questo San Valentino si sta svolgendo molto bene. Intanto abbiamo andato nell'occhio, ci siamo fatti sentire, parlare, e devo dire che sia nel mio settore, che facciamo parte dei ragazzi più giovani, che nei settori un pochino più si sta muovendo, si muove, la gente ha voglia di prendere, ha voglia di fare, i ragazzi hanno voglia di esprimersi perché ce n'è tanto bisogno. Noi ci siamo espressi con questa cosa fantastica dei palloncini per richiamare, far scendere un attimo la gente del quartiere, la gente è scesa, ha apprezzato, sta piacendo, siamo contenti, siamo veramente contenti. Sei uno di quelli che sta fotografando i palloncini di Viale Alberti, stasera programmi particolari? Sì, stasera ci sarà un festeggiamento particolare. E niente, dai, spero che vada tutto bene. Prima dicevamo, ecco, un modo anche per abbellire il quartiere, per fare una passeggiata più gradevole. Sì, scendere in quartiere, passeggiare, la possibilità c'è, ci sono i parcheggi, c'è un bel modo sia di venire a dare un'occhiata a quello che può essere il nostro quartiere, e sia di scendere e di far apprezzare un po' di più quello che noi commercianti stiamo cercando di fare. Ecco, avete fatto partire anche una specie di concorso, raccolta fotografica, chiamiamola così, come sta andando? Allora, sta andando molto bene. Diciamo che come tutte le cose nel nostro quartiere vengono un po' in divenire, quindi stamattina abbiamo pensato, mentre installavamo i palloncini, di dire: ma come sarebbe bello però se coinvolgessimo le persone a fare le foto, quindi anche artistiche particolari, e così abbiamo lanciato quest'idea, che ovviamente è sempre stata super accolta. Stiamo ricevendo tantissime foto sia su Facebook che su Instagram. Stasera chiuderemo, chiaramente con la serata si concluderà la raccolta foto, domani guarderemo tutte le foto, decreteremo il vincitore, e il vincitore riceverà un buono di un valore di 50 euro, quindi estremamente simbolico, proprio perché per il senso di appartenenza della cosa, da poter spendere all'interno di tutti i negozi del quartiere.